Ciao a tutti e benvenuti nel secondo video sulle uova di Pasqua. Allora, nel primo video abbiamo fatto l'uovo classico con il cioccolato fondente, abbiamo visto quindi come temperare il cioccolato, come colarlo negli stampi, staccarlo e come attaccare le due metà. E oggi invece andremo a fare una base di cioccolato in modo molto semplice e con degli strumenti più casalinghi possibile. E andremo anche a vedere un effetto legno sempre con quello che possiamo fatto con le cose che possiamo avere in casa tutti. Vi lascerò sotto nell'info box il link al primo video nel caso ve lo foste perso. Iniziamo. Qui ho il cioccolato avanzato dall'uovo che abbiamo fatto nel primo video. Vado a scioglierlo a bagnomaria e poi lo utilizzeremo. Per creare la base su cui andremo ad attaccare l'uovo, unisco cioccolato e acqua. Mi raccomando, versate veramente pochissime gocce di acqua alla volta e mescolate per far inglobare tutta l'acqua. Se vedete che il cioccolato prende, diciamo, ancora acqua, continuate a metterne veramente però poche gocce alla volta. Come facciamo a capire quanta acqua dobbiamo mettere? Il cioccolato assieme all'acqua va a indurire, quindi ne basterà davvero pochissima per rassodare il cioccolato. Potrebbe bastarne semplicemente un cucchiaino o due. Appena vedete che il cioccolato comincia a prendere consistenza, come vedrete tra poco, travasatelo in una sacca poche. Non mettete troppa acqua perché se il cioccolato indurisce troppo, non riuscirete più a spostarlo. Diciamo che il cioccolato è pronto quando smette di essere liquido e assomiglia ad una crema spalmabile. Come vedete, facendolo cadere dalle capentole non è più liquido, ma rimane proprio più cremoso. Andiamo poi a trasferire tutto questo cioccolato dentro una sacca poche e successivamente andremo a creare la base per appoggiare poi il nostro uovo. Con il cioccolato che abbiamo quindi appena unito all'acqua, voglio andare a creare una simil corteccia d'albero che ricordi molto il legno, per fare, diciamo, una base un po' diversa dal solito. Per dare un po' di movimento, io utilizzerò anche uno stampino in silicone, come vedete. Potete utilizzare anche altro, basta che sia in plastica o comunque in silicone, che potete andare a, diciamo, staccarlo muovendolo senza andare a rompere invece il cioccolato. Come vedete, il cioccolato deve essere abbastanza denso da, tenere la forma che gli diamo con la sacca poche. Se volete avere una corteccia piatta, potete anche non mettere nessun oggetto per rialzare, ma fare la stessa cosa semplicemente sul foglio di carta forno. Abbiamo quindi appena fatto la base, come vi ho detto, come avete visto, abbiamo aggiunto un po' d'acqua. Preferisco rispiegarvi, anche se vi ho già fatto vedere tutto il procedimento parlando e spiegando, preferisco spiegarvi bene. Non ho messo dosi
di acqua e di cioccolato, perché preferisco che sia una cosa fatta in modo molto semplice e poi, secondo me, provando, ci si prende anche di più la mano senza avere delle dosi, fisse. Provate, nel senso che sciogliete una quantità di cioccolato che vi interessa e cominciate a metterne qualche goccia per volta o un cucchiaino per volta. Vi consiglio di non aggiungere di colpo troppa acqua perché altrimenti il cioccolato indurirà tantissimo. Infatti, lo scopo di questa cosa è proprio far rassodare il cioccolato e ve ne accorgete perché mescolando, sentite proprio cambiare la consistenza del cioccolato. Allora, un consiglio è quello di girare con forza ogni volta che aggiungete dell'acqua, perché deve essere assorbita per bene, quindi non abbiate paura di girare e mescolare il cioccolato. E altra cosa, nonostante che voi andate ad aggiungere volta per volta dell'acqua, è un procedimento che va fatto abbastanza velocemente, nel senso non aggiungete dell'acqua adesso e dell'acqua tra un quarto d'ora, e viene fatto tutto nel giro di un minuto, ecco. Perché altrimenti, se il cioccolato comincia a rassodarsi troppo e andate ad aggiungere dell'acqua dopo, non l'assorbirà più o comunque farà molta, molta fatica a farlo. Comunque, questi sono solamente dei consigli. Voi andate a provare, cioè provate a farlo e vedrete che. Piano piano ci prenderete la mano, magari una volta vi rimarrà troppo liquido, magari una volta verrà troppo denso e farete fatica quindi a passarlo nella sacca poche o dalla sacca poche spremerlo, diciamo. Cosa faremo adesso? Abbiamo messo uno stampino qualsiasi, potrebbe essere anche un qualsiasi altra cosa che avete in casa, mi raccomando un qualcosa di morbido, che sia o di silicone o di plastica, nel senso che potete staccarlo poi. Con facilità, diciamo, piuttosto muovendo appunto lo stampino invece che muovere o spaccare il cioccolato. Perché lo metto? Potete anche non mettere, fare una cosa semplicemente liscia tutta su un piano. Io l'ho messa solo per fare un po' di movimento. Andiamo a fare una simil corteccia in cui poi andremo ad appoggiare l'uovo. Andiamo a lasciarlo asciugare a temperatura ambiente finché si, diciamo, rassoda per poterlo spostare, poi potete passarlo anche in frigo. Questo è l'uovo che abbiamo creato nella prima lezione. Se non l'avete vista, andatevela a riprendere. Vi lascio il link qui sotto nell'info box e andiamo ad utilizzare una paglietta da cucina pulita, nuova quindi, e andiamo a grattarlo tutto per dare, diciamo, un effetto più rustico. Alla fine di tutto avremo un uovo di Pasqua effetto legno. Più grattiamo, più l'effetto sul cioccolato sarà rustico. Ovviamente fate attenzione a non fare troppa pressione con la mano e quindi ad andare a spaccare o rovinare il cioccolato. Alla fine, con la mano o con un pennellino a setole morbide, ovviamente pulito e possibilmente magari nuovo, andiamo a togliere tutta la polvere di cioccolato che si sarà formata grattando l'uovo. Ecco qui la nostra base, sì, non è quella di prima che abbiamo fatto inizio video, ma ne avevo fatte diverse perché stavo proprio facendo le uova quel giorno e ora andremo a grattarla come abbiamo fatto con l'uovo per, diciamo, dare proprio un effetto legno e renderla bella visivamente.
Se vi piace, potete anche grattare un po', non troppo, con un coltello per aumentare proprio l'effetto legno. A questo punto, quando sia la base sia l'uovo sono pronti, con un phon andiamo a scaldare in un punto sia la base e in un altro punto l'uovo dove vogliamo, diciamo, appoggiarlo e attaccarlo alla base e andiamo ad appoggiarli tenendoli per qualche secondo, così da farli attaccare. Facciamo poi riposare tutto. E così che il cioccolato si asciughi e l'uovo non si stacchi più dalla base. E quando tutto è asciutto, possiamo andare a mettere a posto quei dettagli che magari si sono cancellati con il calore del phon. Per esempio, a me è capitato che sulla base in alcuni punti non ci fosse più l'effetto legno che avevo fatto grattando con la spugnetta, e così piano piano e molto delicatamente sono andata a rifarlo. Se vi piace di più, potete anche attaccare l'uovo in modo diverso, per esempio, non mettendolo in piedi, ma sdraiato. Ed eccoci alla fine del video. Io spero vivamente che vi sia piaciuto, che sia stato interessante. Scrivetemi magari qua sotto se vi è piaciuto, se ci proverete, cosa ne pensate. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Planet of Julia. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre sulle uova di Pasqua.